Con l'ultimo decreto che abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri da 14 miliardi di euro senza scostamento di bilancio, tra l'altro, siamo riusciti ad aumentare anche la quantità di fondi per i comuni, per medi e piccoli e per le grandi città. Questo consentirà nel breve termine di affrontare sia la crisi dei rifugiati ucraini, ma anche e soprattutto la crisi legata ai costi che stanno subendo le famiglie italiane, sull'energia, sui beni di prima necessità. L'inflazione sta facendo aumentare tutti i costi, unita alla crisi in Ucraina sta producendo un effetto devastante per le tasche delle famiglie italiane. Con questo decreto da 14 miliardi di euro interveniamo su tanti fronti, anche su quello dell'energia, per aiutare gli autotrasportatori, per aiutare le aziende a acquistare con credito d'imposta quantità di energia in modo tale da ammortizzare gli aumenti. Aiutiamo le famiglie con un bonus da 200 euro una tantum per cercare di calmierare la perdita di potere d'acquisto che stanno subendo le famiglie. Facciamo degli interventi che cercano di affrontare un'economia di guerra, però questa guerra deve finire il prima possibile. Non dobbiamo assolutamente abituarci all'idea che questa guerra debba andare avanti all'infinito. Non dobbiamo dimenticare l'obiettivo della pace, e su questo posso dirvi che anche nella mia missione in India degli ultimi giorni abbiamo parlato chiaramente con il ministro degli esteri Jaishankar di pace e di come, insieme ad altri attori internazionali come la Turchia, l'Unione Europea, gli Stati Uniti, dobbiamo lavorare all'obiettivo di portare Putin al tavolo. Zelensky ha fatto un'apertura importantissima. Dopo aver aperto sulla neutralità dell'Ucraina e quindi mettendo anche di nuovo in discussione l'ingresso nella NATO, ha anche detto che è disposto a considerare la Crimea fuori dall'accordo di pace, che significa una parte del territorio non più considerata nei confini dell'Ucraina. Queste sono aperture importanti. Putin deve dimostrare di volere la pace, deve dimostrare di voler venire al tavolo, deve dimostrare di non volere la guerra, perché il numero di bambini, di donne, di civili morti in questa guerra è un numero inaccettabile, e abbiamo visto anche l'efferatezza della morte con i fatti di Bucha. Noi continuiamo a lavorare sul canale diplomatico, diamo la possibilità ovviamente all'Ucraina, al popolo ucraino e all'esercito ucraino di difendersi, e tutto il supporto che gli daremo sarà sempre nell'ambito della legittima difesa.